Dopo le parentesi calcistiche italiane dello Juventus Stadium e della festa scudetto del Milan, torna la serie dal Qatar. Negli ultimi episodi vi ho portato con me nel viaggio in business, nello stadio 974 fino allo stadio della finale. E ripartiamo proprio dalla giornata in cui siamo andati a visitare lo stadio della finale mondiale. Infatti la giornata non si è conclusa lì, ma ha avuto tante altre esperienze devastanti da offrire. Siamo nel Porto Vecchio di Doha. Tra l'altro c'è lo stadio in cui siamo stati tutti gli altri giorni, là vicino. E tra l'altro lo stadio che è costruito con gli stessi container che ci sono qua. Modi edificio. Ma tu hai capito dove stiamo andando? Sì, sto andando su una barca. Ah, veramente? No, secondo me stiamo andando a sciare. Dov'è la nostra crociera qua? Ma non avevo capito sta cosa che andavamo veramente sulla barca. Ma va, che hit! Pensavo andassimo tipo in un posto con la piscina, perché ci avevano detto di portare il costume. Ma qua abbiamo delle barchette, niente male, eh? Niente male. I swear this guy is rich, he doesn't have a phone case. He buys a phone every new week. Imagine it drops and breaks. We buy another one. Quindi girate in barca, abbiamo il free bar, si mangia tutto. Probabilmente andremo di sopra. We go on the top. Andiamo sopra. La cosa fantastica di questo viaggio in barca è stato che era la prima e vera esperienza in cui non eravamo assillati dal dover far contenuti. Ed è anche stato il motivo per cui si è cominciato davvero a vivere quello spirito di condivisione, di connessione tra tutte queste persone che venivano da ogni parte del mondo. È stato l'inizio di tante attività molto chill, in cui veramente abbiamo potuto parlare con gente che veniva dall'India, dal Brasile. Abbiamo condiviso idee per quanto riguarda il videomaking, per quanto riguarda la creazione di contenuti, ma tutto con una grandissima serenità. È arrivato quel momento, il momento della grigliatina sulla barca. Andiamo a vedere la preparazione. Al top, fra. My friend. Yeah, thank you. Molto buono. Chi fa cadere la palla in acqua non la va a prendere, questa è la challenge. Oh, come voli? No, come dormi. Conclusione, un giro in barca, siamo tornati in hotel, dove ci siamo messi a lavorare, a scaricare l'SD con tutti i contenuti, per poi andare a cena. Questa sera tocca un ristorante persiano. I'm still so tired. Quando si dice lavorare con vista, questo secondo me è un buon esempio. Siamo tipo in una zona bella full di persone, sì. Del posto, di locals. C'è un po' di vita. C'è tanta vita, tanta gente. Restaurant e coffee shop. Perché dicevamo che qua a Doha sembra un po' come Dubai. Non ci sono punti di incontro per le persone, queste cose qua. E invece ci sono. E anche molto belli. Mi sembra di vivere il periodo di quando viveva Gesù. Non ti sembra? Un po'. Buttavi un po' di persone, immaginati questa scena. Che mo trovi un passo. Il vostro messia. Allora, primo giorno indiano, secondo tipo giapponese, oggi persiano. Oggi persiano. Persiano. Domani si vede che è un po' lussuoso, eh? Eh sì, bello. È tutto molto vegetariano, salsine, cose molto buone. C'è tipo questo tortino
con le melanzane. Devastante. Si chiude la cena con un gelatino persiano. È strano, molto strano, sembra un risotto alla milanese. Ti giuro, Fra. Assaggia e mi dirai se non è risotto alla milanese. È pistacchio. Fra. È uguale, vero? È zafferano questo. È risotto alla milanese. La giornata si conclude qua. Cena interessante, anche perché abbiamo visto una parte della città nuova, con della vita, con delle persone del posto. Tendenzialmente quando vai in questi posti vedi poco, soprattutto per quanto riguarda le cose locali, e vivi poco la tradizione. In questo posto si viveva un pochettino l'aria del Qatar, o quantomeno di Doha, non lo so, era la zona vecchia, no, della città, molto bella. E secondo me Doha potrebbe dare più di quello che sembra, potrebbe offrire molto di più. È chiaramente una città in costruzione, totalmente in costruzione, probabilmente soprattutto per il discorso mondiale, però deve avere dei lati nascosti molto interessanti. Domani probabilmente andremo nel deserto, cosa che mi attizza molto perché non ci sono mai stato. A Dubai ho saltato questa esperienza, quindi molto carico per domani. Iscrivetevi al canale, lasciate un bel like, noi ci vediamo in un prossimo video. Buonanotte, sono morto. Ciao. Ciao.